Salto di qualità che fa rima con salto di quantità per la campagna vaccinale. Dopo l'arrivo di 52.000 dosi di Pfizer approdate ieri nelle Marche a rifocillare le inoculazioni rallentate negli ultimi giorni, due novità contrassegneranno la prossima settimana. La prima è l'ormai imminente apertura delle prenotazioni ai cittadini compresi fra i 60 e i 65 anni. L'altra, per quel che riguarda la specificità della provincia di Pesaro Urbino, è rappresentata dall'ufficializzazione di un nuovo hub vaccinale situato a Gradara. Dal 20 febbraio scorso fino ad oggi, tutta la campagna anti-Covid si era infatti concentrata nei tre poli urbani di Pesaro, prima al Centro Monaldi, poi all'ex Ristò, del CODMA di Fano e del Pala Carneroli di Urbino. Ora al palazzetto di Gradara, che già fu testato per gli screening di massa della regione, si prefigura il primo punto vaccinale di prossimità dell'area vasta 1 per quel che riguarda la provincia di Pesaro Urbino. Palazzetto dello Sport di Gradara che sarà attivo per 3 sabati consecutivi a partire dal 15 maggio e servirà i cittadini dei territori comunali di Gradara, Gabicemare e Tavuglia. Il motivo delle cose non solo per Gradara, ma anche per Gabice e per Tavuglia, che sono i tre comuni che hanno collaborato, stanno collaborando nell'organizzazione non semplice di questo punto vaccinale. Ma ci terrei a fare un profondo ringraziamento al dottor Marco Caroli, che coordina un po' l'equipe dei medici coinvolti, per la determinazione e per la spinta che ci ha dato nel partire con questa richiesta, e alla dottoressa Elisabetta Esposto, direttrice del distretto di Pesaro, per il supporto fondamentale che ci sta dando. Quindi un lavoro di squadra che coinvolge al momento altri 6 medici del territorio, che ci tengo a citare, perché sono davvero grazie a loro che riusciamo ad aprire questo centro. Sono Lara Federici, Cesare Gamberini, Cesare Ragni, oltre allo stesso Marco Caroli, Federica Federini e lo piccolo Maria Urtova. Questo sabato 8 maggio si faranno le prove generali al palazzetto di Gradara con una manciata di pazienti in attesa del secondo richiamo. Dopodiché si conta di partire sabato 15 maggio con circa 100 somministrazioni. Sì, faremo una piccola prova generale sabato 8, però l'inizio ufficiale del punto vaccinale sarà sabato 15, per i 3 sabati mattina di maggio, e ovviamente prorogato poi anche per i mesi di giugno. L'idea è quella di essere pronti e rodati per giugno, quando si spera arrivino ancora più dosi di vaccino e si amplierà anche la platea dei cittadini che potranno avere accesso al vaccino.